Ciao Katia, bentornati, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento il mio nuovo progetto, la maglia mia. Mia perché? Perché ogni volta che io realizzo un capo all'uncinetto, mi piace lavorare per, diciamo, per i miei familiari, per mia nuora, per mia suocera o per gli amici. Invece questa volta la maglia che ho realizzato è proprio per me e quindi l'ho chiamata mia. Allora, questa maglia, come potete vedere qui, io l'ho realizzata con questo filato della Mistricò Natural. Natural, ecco, proprio come dice il nome, perché questo filato è tutto naturale e quindi è di origine vegetale, quindi è composto da lino e da viscosa e ottenuta dalla pianta dell'eucalipto. È un filato molto morbido, freschissimo. Io già ho utilizzato, io ho già indossato la mia maglia e quindi è veramente molto fresca, non è pesante, non appesantisce, quindi mi sono trovata veramente molto bene. Io lo consiglio, è veramente ottimo come filato. Allora, vi ridico la composizione che è 80% fibra di eucalipto, 20% lino. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 135 metri. Va lavorato con i ferri o l'uncinetto del 3-3,5. Ecco, io invece ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del 3,5. Anche se io ho una mano molto stretta, ho preferito lavorare con l'uncinetto del 3,5 in modo da ottenere dei punti abbastanza chiusi, perché il motivo è abbastanza traforato e quindi ho scelto di seguire il consiglio dell'etichetta. La lavorazione che ho fatto è una lavorazione top down, quindi parto dall'alto e vado verso il basso. Quindi partendo dall'alto faccio degli aumenti, questi sono gli aumenti. Quindi vado avanti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Arrivata all'altezza degli scalfi, poi vado a chiudere le mie maniche qui. E poi lavoro a giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, partendo dalla spalla fino alla parte inferiore della mia maglia, misura 60 centimetri. Per quanto riguarda le maniche, io ho lavorato una manica a tre quarti, quindi sono andata avanti per 31-30 centimetri. Ok, ho iniziato con 140 catenelle calcolando il multiplo di 10 catenelle. Questa è una taglia 46. Per chi vuole una taglia più piccola, consiglio di avviare 120 catenelle. Per chi vuole una taglia più grande della 46, consiglio di avviare 160 catenelle. Quindi montare delle catenelle di un numero pari per ottenere poi dei moduli pari. Quindi io iniziando con 140 catenelle ho 14 motivi, ok? Quindi poi nel tutorial poi vi spiego come chiudere qui le spalle. Allora, per quanto riguarda la chiusura, io ho fatto 4 motivi davanti, 4 motivi dietro e 3 per ogni manica, ok? Quindi scusate se è interrotta la registrazione, stavo dicendo che quando sono arrivata al sottobraccio, io ho chiuso 4 motivi davanti, 4 motivi dietro e 3 per ogni manica. Per chi avvia 120 catenelle, quindi si trova 12 motivi, consiglio di chiudere 2 motivi per ogni manica, ok? E per chi invece inizia con 160 catenelle, quindi poi ottiene 16 motivi di chiudere 4 motivi per le maniche. Ok, bene, io credo che ho detto tutto. Se in caso nel tutorial mi sono spiegata male, potete contattarmi benissimo su Messenger, vi aiuterò volentieri. Ok, bene, io vi saluto e vi lascio al tutorial. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao. Allora, per iniziare la mia maglia, io ho avviato 100
100 catenelle. Allora, la mia maglia, quella che avete visto nell'immagine, è una taglia 46 e quindi ho montato 140 catenelle. Questa è una taglia molto più piccola, quindi monto 100 catenelle. Allora, fatte le catenelle, ho chiuso a cerchio, rientro nella stessa maglia, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e poi faccio ancora 5 catenelle, quindi 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso salto 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 maglie, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro una maglia bassa, così, quindi vado avanti così per tutto il giro. Adesso ho lavorato una maglia bassa, faccio le 5 catenelle, salto 4 maglie, nella quinta lavoro una maglia alta, ok? Ci troviamo alla fine del giro. Rieccomi. Allora, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella seconda catenella, quindi ho iniziato con una maglia bassa e 2 catenelle, quindi vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima. Adesso iniziamo a fare i primi petali. Allora, faccio 1, 2, scusate, 2, 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, più una di separazione. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, quindi ho lavorato una V. Ora iniziamo a fare il primo petalo, quindi lavoro 4 catenelle, che sono la prima maglia alta doppia. Due volte filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia, qui dove ho appena lavorato la maglia alta, entro dentro le due costine, prendo il filo, lavoro una maglia alta doppia non chiusa. Ancora due volte filo sull'uncinetto e rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta doppia non chiusa, quindi ho 3 maglie alte doppie non chiuse. Filo sull'uncinetto due volte, vado qui nel primo archetto delle 5 catenelle, vado al centro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse, 1, 2, 3, due volte filo sull'uncinetto, vado nel secondo archetto, vado al centro delle 5 catenelle e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse, quindi 1, 2, 3, ecco, quindi adesso prendo il filo e chiudo tutte le maglie, così tiro leggermente e poi faccio una catenella di sicurezza, 1, 2, 3, 4 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, quindi adesso vado e inserisco l'uncinetto proprio qui dove abbiamo chiuso le maglie, si è formato questo anellino, quindi entro dentro l'anellino e faccio 3 maglie alte doppie, quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia, ho fatto la seconda e la terza e adesso chiudo tutte le maglie, una catenella di sicurezza, vado qui nella maglia alta e lavoro una maglia alta, una catenella, rientro ancora nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, così, e ripeto i petali, quindi inizio col primo petalo, 4 catenelle per iniziare con la prima maglia alta doppia, filo sull'uncinetto due volte, rientro proprio qui dove ho appena lavorato le 4 catenelle, dentro le due costine della maglia bassa, della maglia alta sottostante, e lavoro la maglia alta doppia non chiusa,
Ancora filo sull'uncinetto due volte e rientro ancora nella stessa maglia. E lavoro ancora una maglia alta doppia non chiusa. Due volte filo sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo le 5 catenelle, vado proprio al centro e lavoro le 3 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, 3. Ancora vado nel secondo archetto delle 5 catenelle, vado proprio al centro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3. Ecco, e adesso chiudo tutte le mie maglie, una catenella di sicurezza e poi 1, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto e adesso lavoro il quarto petalo. Quindi entro proprio dentro l'anellino, proprio qui, in questo anellino. Lavoro ancora 2 maglie alte doppie. Scusate, non ho preso bene il filo. Quindi 1, 2 e chiudo. Una catenella, vado nella maglia alta. E ricomincio, quindi lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, così ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto il mio quarto petalo. Alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, così. Ora vado all'interno dell'archetto di una catenella e lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più una di separazione. Rientro nella stessa nell'archetto e lavoro ancora una maglia alta. Adesso lavoro 2 catenelle, due volte filo sull'uncinetto. Adesso dobbiamo finire il nostro petalo, cioè il nostro fiore lo dobbiamo completare, quindi dobbiamo fare ancora 2 petali. Quindi vado qui in questo foro piccolino, inserisco l'uncinetto e lavoro 3 maglie alte doppie non chiuse. 1, 2, 3. Chiudo tutte le maglie, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, rientro sempre nello stesso foro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3 e chiudo 2 catenelle, vado qui dove abbiamo il punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta, una catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle e vado nel prossimo fiore, quindi due volte filo sull'uncinetto, vado proprio dentro il foro, questo piccolino, e vado a fare 3 maglie alte doppie non chiuse, così. Adesso chiudo, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, rientro, 3 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi lavoriamo la prima e non la chiudiamo, la seconda e la terza, così, e poi chiudo tutte le maglie, 2 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta, una catenella e una maglia alta, ecco, così per tutto il giro. Eccomi, arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado nell'archetto di una catenella con una maglia bassissima e faccio 1, 2, 3 catenelle. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia alta, quindi 2 maglie alte
2 catenelle, rientro 2 maglie alte, così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto qui delle 5 catenelle e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro 2 maglie alte. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Uno, due, tre, quattro, cinque catenelle. Vado qui dove abbiamo l'archetto fra i due petali, le 5 catenelle, quindi vado al centro e lavoro una maglia bassa. Uno, due, tre, quattro, cinque. Vado qui dove ho lavorato la V, vado nell'archetto di una catenella e lavoro un ventaglietto, quindi lavoro due maglie alte, due catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte, così. E quindi abbiamo completato il fiore. Quindi andiamo avanti, ci ritroviamo qui alla fine del giro e poi ricominciamo di nuovo i petali. Rieccomi, alla fine del giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso vado direttamente nell'archetto delle 2 catenelle, così, con una maglia bassissima. Quindi inizio con 3 catenelle, rientro e lavoro ancora una maglia alta. 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Adesso ricominciamo a fare i petali, quindi inizio dal primo e faccio 4 catenelle, 2, 3, 4, due volte filo sull'uncinetto, entro qui dove ho appena lavorato la maglia alta nelle due costine, prendo il filo e lavoro una maglia alta doppia non chiusa, rientro ancora una maglia alta doppia non chiusa, vado nell'archetto delle 5 catenelle e lavoro ancora un petalo, quindi 1, 2, 3. Vado nel secondo archetto delle 5 catenelle e lavoro ancora 3 maglie alte doppie non chiuse. 2, 3. Adesso chiudo tutte le maglie. 1, 2, 3, 4 catenelle, lavoro il quarto petalo. 1, 2 e le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia. Adesso chiudo le mie maglie, una catenella, vado qui e lavoro il mio ventaglietto, quindi lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Quindi lavoriamo i 4 petali, poi nel secondo giro lavoriamo i 2 petali e poi nel terzo giro lavoriamo il ventaglietto, 5 catenelle, una maglia bassa al centro dei 2 petali, 5 catenelle e ventaglietto, ok? Quindi ci rivediamo alla fine del terzo giro. Rieccomi, allora io ho finito il mio terzo giro. Adesso dobbiamo ricominciare, però facciamo un altro aumento. Quindi ho finito il mio terzo giro dove lavoriamo un ventaglietto, 5 catenelle, una maglia bassa al centro delle 5 catenelle fra i 2 petali, 5 catenelle, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado nell'archetto con una maglia bassissima e lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro
due maglie alte, così. E adesso si ricomincia a fare i petali, ok? Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, inizio a lavorare il primo petalo, vado nell'archetto delle 5 catenelle, lavoro il secondo petalo, 1, 2, 3, vado nel secondo archetto e lavoro il terzo petalo, 1, 2, 3, e adesso chiudo tutte le maglie, 1, 2, 3, 4, e lavoro il quarto petalo, una catenella, e qui dove abbiamo il ventaglietto lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 4 catenelle e inizio ancora il primo petalo da qui. Allora, adesso ripetete, lavoriamo. Allora, lavoriamo questo giro e poi qui nel prossimo giro vi faccio vedere come dobbiamo lavorare, ok? Quindi andate avanti, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Rieccomi. Allora, io ho finito il mio giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso sono già dentro all'archetto delle 2 catenelle, quindi lavoro un ventaglietto, inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto seguente e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle. Adesso vado a completare il fiore, quindi mancano ancora 2 petali, vado proprio qui e lavoro 3 maglie alte, 3 maglie alte doppie non chiuse, 1, 2, 3, adesso chiudo le mie maglie, 1, 2, 3, 4, 5, rientro, 3 maglie alte doppie non chiuse, 1, 2, 3, e chiudo, 2 catenelle, quindi vado qui dove abbiamo i 2 archetti, vado nel primo archetto di 2 catenelle e lavoro un ventaglietto, quindi lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2, vado nell'archetto seguente e lavoro ancora un ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 2 catenelle, e qui vado a completare il mio fiore e lavoro così per tutto il giro. Allora, finito poi questo giro, lavoriamo. Allora, questo è il secondo giro del fiore, poi dobbiamo lavorare il terzo giro dove lavoriamo un ventaglietto in ogni archetto, poi lavoriamo le 5 catenelle e una maglia bassa proprio qui al centro dei 2 petali dove abbiamo lavorato le 5 catenelle, quindi lavoriamo una maglia bassa, 5 catenelle, e qui lavoriamo i ventaglietti, va bene? Quindi facciamo questo giro che è il secondo giro, poi facciamo il terzo giro, ok? Bene, poi dopo il terzo giro ricominciamo a fare di nuovo i 4 petali, quindi lavoriamo i ventaglietti, nell'ultima maglia alta iniziamo a fare il primo petalo, dopodiché lavoriamo il secondo giro. Quindi noi ci ritroviamo nel secondo giro del prossimo fiore, ok?
Quindi finiamo questo giro, facciamo il terzo, poi ricominciamo di nuovo il primo giro e ci ritroviamo nel secondo giro del prossimo fiore, perché poi qui cambiamo qualcosina. Rieccomi. Allora, sono al primo giro del secondo fiore. Ricordate, ho detto che ci dovevamo ritrovare al secondo giro del secondo fiore. Quindi io qui ho finito il mio primo fiore, poi adesso ho iniziato l'altro fiore. Ok? Quindi qui noi è dove abbiamo fatto l'aumento. Poi abbiamo lavorato i ventaglietti in ogni archetto di 2 catenelle. Quindi adesso io qui mi ritrovo nel primo giro del fiore, del prossimo fiore che dovevamo fare. Quindi qui cambiamo, dove abbiamo i ventaglietti, facciamo 1 2 3 catenelle, rientro, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Allora, scusate un attimo. Adesso qua facciamo una catenella di separazione, vado nell'archetto seguente e lavoro un ventaglietto. Ecco, dovevamo fare cambiare solo questo, che adesso fra un ventaglietto e l'altro abbiamo una catenella di separazione. Ok, quindi adesso vado avanti e lavoro, vado a completare il mio fiore, quindi qui mancano ancora 2 petali. Allora, 1 2 3 4 5 lavoro l'ultimo petalo, 2 catenelle. E qui lavoriamo i ventaglietti, quindi vado nel primo archetto, lavoro 2 maglie alte, 1 2 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1 2 1 catenella, vado nel prossimo archetto e lavoro un ventaglietto. Due catenelle, 2 maglie alte. Ecco, quindi andiamo avanti con questo giro, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, eccomi, finito il giro, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, quindi ho fatto le 5 catenelle, le 2 catenelle, scusate, 2 catenelle, un petalo, 5 catenelle, un petalo, 2 catenelle e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado nell'archetto delle 2 catenelle e inizio il primo ventaglietto, quindi 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Qui abbiamo lavorato una catenella e quindi vado nella catenella e lavoro una maglia alta. Archetto seguente, lavoro un ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Adesso lavoro 1 2 3 4 5, vado qui nell'archetto delle 5 catenelle e lavoro la maglia bassa, 1 2 3 4 5, vado nel primo ventaglietto, nel primo archetto, e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Vado qui dove abbiamo lavorato una catenella e lavoro una maglia alta. Archetto seguente, ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 2 3 4 5 e qui lavoro la maglia bassa. Vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Bene,
Finisco il giro chiudendo nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado nell'archetto e lavoro un ventaglietto, quindi faccio 3 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, lavoro 2 maglie alte, quindi ho fatto 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui abbiamo lavorato una maglia alta, qui, quindi lavoro in questa maglia alta 3 maglie alte, 1, rientro, 2, rientro, 3. Archetto seguente, lavoro un ventaglietto, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. E adesso si ricomincia con i petali, con i 4 petali. Quindi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle e lavoro il primo petalo. Quindi faccio 3 maglie alte doppie, vado qui nelle 5 catenelle, lavoro il secondo petalo, quindi 1, seconda maglia alta doppia, terza maglia alta doppia, vado nel secondo, nell'archetto seguente delle 5 catenelle, faccio 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3, 4 catenelle, lavoro il quarto petalo. 1 catenella e qui lavoro il mio ventaglietto. Lavoro 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui abbiamo la maglia alta e nella maglia alta lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nell'archetto seguente e lavoro il mio ventaglietto. Così, ok, ci rivediamo alla fine del giro. Ecco, così si presenta il lavoro. Ora noi qui stiamo lavorando 2 ventaglietti, qui adesso vi faccio vedere, stiamo lavorando le 3 maglie alte nella maglia alta, quindi poi adesso facciamo le 3 maglie alte, nel prossimo giro lavoriamo poi un ventaglietto, quindi poi lavoriamo 3 ventaglietti, ok? E con questi 3 ventaglietti poi andiamo avanti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, ok? Comunque andiamo avanti con questo giro, ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro il mio ventaglietto, quindi inizio con 3 catenelle, poi lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte. Qui dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte, nella maglia centrale lavoro 2 maglie alte, quindi 1, rientro, 2, 2 catenelle, rientro, ancora 2 maglie alte. Archetto seguente, lavoro il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Così. Quindi qui, nella maglia centrale dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte, proprio qui nella maglia centrale ho lavorato 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi abbiamo fatto un altro ventaglietto. Adesso faccio 2 catenelle,
e vado a completare il mio fiore. Lavoro le 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, e poi qui continuo. Lavoro il mio ventaglietto nella maglia centrale delle 3 maglie alte, lavoro un altro ventaglietto, ventaglietto nell'archetto seguente, e così via. E poi andiamo avanti con questa lavorazione, quindi lavoriamo sempre i 3 ventaglietti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché ci ritroviamo e poi andiamo a chiudere per formare lo spazio per le maniche. Ok? Quindi ci ritroviamo tra poco. Ah, scusate, io per la mia maglia ho lavorato partendo da qui, dalla spalla fino al sottomanica, io ho lavorato per 24 centimetri, 23 centimetri e mezzo, 24, comunque 24 centimetri, ok? Quindi voi man mano che andate avanti lo provate. Quando lo provate e vedete che il davanti e il dietro si toccano, allora siete pronte per chiudere, ok? A dopo. Rieccomi. Allora, io ho finito il mio giro dove lavoro i miei ventaglietti. Ora, io non sono arrivata all'altezza degli scalfi, però adesso vi faccio vedere come chiudere le maniche. Allora, io qui ho già messo i miei marcapunti. Dato che questa è una taglia piccola, io chiudo solo due motivi, quindi faccio un motivo con i ventaglietti, un motivo con i fiori, un motivo con i ventaglietti e un motivo con i fiori. Quindi fiori e ventaglietti, questo è un motivo. Fiori e ventaglietti, questo è il secondo motivo. Nella mia maglia, che è una 46 abbondante, io ho chiuso tre motivi per le maniche. Quindi questa, dato che è una taglia molto piccola, chiudo solo due motivi e chiudo così. Quindi dicevo, questo è un motivo e questo è un altro motivo, e faccio in questa maniera e faccio combaciare il fiore sui tre ventaglietti, così. Qui abbiamo i tre ventaglietti, da questa parte ho il fiore, così poi quando vado a chiudere il fiore poi mi va proprio così sul braccio. È la stessa cosa ho fatto dall'altra parte, qui. Quindi qui ho la striscia con i fiori e sopra i fiori metto i ventaglietti, qui ho i fiori e qui ho i ventaglietti, ok? Adesso inizio la lavorazione. Allora 1 2 3 4 5, chiudo nella terza catenella. Quindi qui devo lavorare i miei tre ventaglietti, poi inizio i miei 4 petali. Ci troviamo qui al mio marcapunti. Eccomi, allora sono qui al mio primo marcapunti. Quindi devo chiudere, devo unire questa parte per formare la manica. Allora qui io dovrei lavorare un ventaglietto, invece lavoro 2 maglie alte, 1 2, non faccio 2 catenelle di separazione ma ne faccio 3, mi avvicino un pochino, scusate, non faccio 2 catenelle di separazione ma ne faccio una, scusatemi. Allora, una catenella, vado qui dove mi trovo il marcapunti, qui, e lavoro 2 maglie alte, così. Vado nel ventaglietto seguente, lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, vado nel
Nel ventaglietto seguente lavoro ancora un ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. E da qui inizio a fare i 4 petali. Continuo, vado avanti con la lavorazione fino ad arrivare qui dove mi trovo il prossimo marcapunti. Eccomi, sono arrivata al mio marcapunti. Quindi adesso vado a chiudere l'altra manica. Allora, vado nel primo, qui nel ventaglietto, e lavoro 2 maglie alte. 1, 2. Faccio una catenella, prendo l'altra metà, vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte. Così. Archetto seguente. Ventaglietto. Archetto seguente, ventaglietto. Ecco. Quindi questa è la manica. E quindi adesso dobbiamo continuare a lavorare normalmente fino alla fine del giro e andiamo a chiudere. E poi si continua a lavorare sempre a giro, ok? Quindi qui arrivo qui dove abbiamo la chiusura e poi vi faccio vedere qui come lavoriamo, dove abbiamo chiuso, ok? Eccomi. Allora io ho chiuso, ho finito il mio giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso ho iniziato di nuovo il giro, quindi devo finire il mio fiore. Faccio 2 catenelle e lavoro gli ultimi 2 petali. E chiudo. 1, 2, 3, 4, 5. Rientro e lavoro le 3 maglie alte doppie, chiuse insieme. 2, 3. 2 catenelle. Ecco, adesso qui è dove abbiamo chiuso, quindi in questo ventaglietto abbiamo lavorato 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nel ventaglietto dove abbiamo chiuso la manica. Quindi vado qui dove abbiamo lavorato la catenella e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, quindi rientro e faccio ancora 2 maglie alte. Poi vado avanti a lavorare gli altri 2 ventaglietti, 2 catenelle, 2 maglie alte, ventaglietto, nell'ultimo archetto del ventaglietto, qua così, e continuo la lavorazione. Quindi andiamo avanti, facciamo la stessa lavorazione qui, quindi qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione lavoriamo un ventaglietto e continuiamo la lavorazione fino alla lunghezza desiderata. Quindi adesso lavorate sempre a giro, decidete voi se volete fare una maglia o anche un vestito. Questa vi faccio vedere. Ecco, questa è la larghezza della manica, che poi è 12 centimetri l'apertura, ok? Ora finisco questo giro e vi faccio vedere come iniziare la manica per chi vuole fare le maniche. E poi la lavorazione è molto semplice perché dobbiamo riprendere di nuovo qui. Iniziamo con 3 ventaglietti e poi iniziamo con il fiore. 3 ventaglietti e poi iniziamo con il fiore, con i 4 petali. Comunque io finisco il giro e poi vi faccio vedere come iniziare la manica. Allora vi spiego come fare la manica. Allora qui è dove abbiamo unito. Ora qui abbiamo 3 ventaglietti e da questa parte mi trovo un ventaglietto, quindi io devo eliminare un ventaglietto, altrimenti poi mi ritrovo con 4 ventaglietti. Allora faccio così.
questo è 1, 2 e 3. Quindi qui ho un ventaglietto e un ventaglietto qui dall'altra parte. Quindi prendo, inserisco l'uncinetto così, nei due ventaglietti, sia quello da questa parte e dall'altra parte. Prendo il filo e inizio 1, 2, 3 catenelle, divido le due parti e lavoro nell'archetto che mi trovo qui davanti. Però prendo il filo corto e lo inserisco, lo lavoro qui dove mi trovo l'archetto. Quindi prendo il filo e vado sotto il filo rosso, scusate, corto, così lo prendo, così, 2 catenelle, rientro e lavoro le due maglie alte, ecco. Così, vado avanti e lavoro i ventaglietti, quindi mi restano ancora due ventaglietti da lavorare. Due catenelle, due maglie alte. Da qui inizio a lavorare i 4 petali, 1, 2, 3, 4, e lavoro il primo. Uno, due, tre. Quindi ho lavorato il secondo e adesso lavoro il terzo. Uno, due, tre e chiudo. 1, 2, 3, 4, lavoro il quarto petalo, vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro, quindi la lavorazione qui la sapete e vado avanti, ci ritroviamo qui alla fine. Eccomi, allora sono alla fine del giro, ho lavorato i miei 4 petali, quindi qui è dove abbiamo l'archetto, scusate, il ventaglietto che abbiamo saltato, e quindi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi abbiamo iniziato qui e chiudo con una maglia bassissima, così mi trovo ancora 3 ventaglietti e continuo adesso la lavorazione a giro, quindi continuo a lavorare i miei motivi fino alla lunghezza della mia manica, quindi decidete quanto volete lunga la vostra manica. Io sono andata avanti per circa 30-31 centimetri, quindi io ho voluto una manica a tre quarti. Voi decidete se volete una manica corta, una manica lunga o a tre quarti, oppure no, non fare la manica completamente. Scegliete voi come vi piace. E niente, questa è la lavorazione. Adesso non c'è bisogno, vi faccio vedere ancora, perché tanto dovete lavorare sempre a giro e così si forma la vostra manica, e questo è quello che poi va sul braccio, ok? La mia manica, vi faccio vedere, vi faccio vedere che man mano che sono andata avanti, prima di arrivare all'altezza sotto al gomito, ecco qui, vi faccio vedere, io ho saltato un ventaglietto qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi 9 giri prima di finire la mia manica io ho saltato un ventaglietto, quindi ho lavorato i miei ventaglietti, in quello centrale ho lavorato solo 2 maglie alte, nel giro nel prossimo giro ho lavorato i miei ventaglietti, però ho saltato qui dove ho lavorato le 2 maglie alte, quindi poi ho lavorato solo due gruppi di ventaglietti.
per stringere un pochino perché risultava larga, a me non piaceva e quindi ho eliminato un ventaglietto. Ok? Quindi se volete fare la stessa cosa oppure andate avanti con la larghezza della vostra manica, cioè con i tre gruppetti di ventagli. Poi invece se la volete stringere, eliminate quello centrale, il ventaglietto centrale, lo eliminate. Va bene? Bene. Io spero, insomma, che sono stata chiara, che insomma, ho spiegato bene questa maglia, anche se non è molto difficile, però tante volte non mi rendo conto che magari mi seguono anche le principianti, insomma, persone che hanno appena iniziato a lavorare, ecco, all'uncinetto. Comunque, per qualsiasi problema, dubbio, contattatemi su Messenger. E vi aiuterò volentieri, ok? Bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio. Se ho dimenticato qualcosa, scrivetemi e vi risponderò. Va bene? Un bacione a tutti e al prossimo tutorial. Ciao!